Due persone sono rimaste ferite a causa dell'esplosione dell'auto sulla quale viaggiavano, provocata da un ordigno. Il fatto è avvenuto nelle prime ore di questa mattina sui Monti Lattari, nel comune di Lettere, in provincia di Napoli. I due feriti sono stati medicati all'ospedale di Castellammare di Stabia, non sono in gravi condizioni. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. A bordo della vettura c'era anche una terza persona. Nell'esplosione della macchina sono rimasti feriti i fratelli Michele e Carmine Commentale, rispettivamente di 33 e 40 anni, mentre il terzo passeggero, Ciro Ruocco, ha riportato un leggero trauma cranico. I fratelli Commentale, pregiudicati vicino al clan d'Alessandro e finiti in indagine sulle scommesse illegali, hanno riportato invece ferite agli arti inferiori. Il fatto è accaduto intorno alle 5 di questa mattina, mentre l'auto, ora sequestrata, stava transitando lungo via Londra. Si attendono ora i risultati delle analisi sull'ordigno.